A Monza tornano a scaldarsi i motori della Formula 1 con la 95esima edizione del Gran Premio d'Italia, stavolta in un autodromo fresco di rinnovo tra il tracciato completamente rifatto, nuove tribune e sottopassi e una viabilità migliorata. Saranno circa 300.000 i tifosi pronti ad arrivare in Brianza nel prossimo weekend e l'attesa in città è già febbrile. Abbiamo mantenuto gli impegni, abbiamo mantenuto le scadenze, tutto è a posto, abbiamo vinto questa prima parte della sfida, ce ne aspettano altre. Non dico più importanti, ma altrettanto importanti, rendere questo autodromo molto più attrattivo rispetto a un autodromo che è nato, come sapete bene, 102 anni fa. Monza prontissima, questa giornata lo dimostra, un autodromo rinnovato nel solco della storia, una storia più che centenaria voluta proprio dal nostro Automobile Club, quello di Milano, che vuole continuare a far sì che la Lombardia e Monza siano protagonisti nel mondo del motorsport e nel mondo dello sport più in generale. Tra alloggi, shopping e ristorazione, l'ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza ha stimato un indotto del GP di quest'anno pari a quasi 179 milioni di euro distribuiti in più province della Lombardia. È un'occasione anche di incontro per le persone, di svago, di cultura e di divertimento. La città offre l'autonomo, ma la città offre il parco, 52 edifici, il cui più bello edificio è ovviamente la Villa Reale, ma offre anche le sue bellezze storiche, culturali e artistiche. Sullo sfondo gli interrogativi sul futuro del Gran Premio a Monza. Per le istituzioni sarà una corsa contro il tempo per i prossimi interventi da realizzare all'autodromo in vista di un rinnovo del contratto che deciderà le sorti della tappa italiana. Ci sono somme a disposizione, stiamo concordando sia con il Ministero che con ACI i lavori che è necessario fare. Diciamo che alla conclusione di questi lavori il nostro autodromo sarà non soltanto il più affascinante, ma anche il più bello, il più tecnologico, il più accogliente del mondo.